L'erogazione salariale, quindi gli incrementi retributivi, secondo la nostra visione, devono essere discussi e finalizzati in aziende, dove si produce la ricchezza, dopo che la ricchezza è stata prodotta. Quindi noi depotenziamo il contratto nazionale rispetto al salario e invece diamo maggior valenza al secondo livello del contratto aziendale per l'erogazione degli incrementi di tipo retributivo, collegandoli appunto alla ricchezza prodotta e alla produttività prodotta in azienda. Poi diciamo di tutele e garanzie, quando parliamo di tutela, sempre parlando di contratto nazionale, abbiamo in mente questa, la formazione dei nostri collaboratori, chi opera all'interno dell'azienda, per valorizzare la loro capacità professionale e per consentire loro di essere sempre adeguati ad un mercato del lavoro che è in continua trasformazione ed evoluzione, per creare le condizioni di una loro occupabilità a vita, cioè chiude l'azienda, perde il lavoro, deve avere la possibilità di ricollocarsi in altra azienda.